Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Conosciamo nuove voci del panorama musicale italiano. Lui è salernitano, ma ormai vive da anni a Torino. Diamo il benvenuto a Napoleone. Davide, ciao, benvenuto ciao, su GRP. Ciao a tutti. Cioè, allora, poco fa fuori onda ti chiedevo come mai hai scelto Torino per l'università, perché di solito chi fa musica e si trasferisce dal sud al nord sceglie Milano, ecco. E invece tu hai scelto Torino. Ma guarda, è molto tranquilla innanzitutto, molto meno frenetica rispetto a Milano. Poi sono anche qualcosa di personale, nel senso che poi i miei genitori si sono conosciuti a Torino in realtà. Ma vedi? Poi si sono trasferiti giù, quindi Torino in qualche modo è sempre ritornata. Ma che meraviglia, questa è una bella cosa, è un cerchio che praticamente si chiude. Quindi tu scegli Torino, un po' anche per comodità, mettiamola così, e cominci a lavorare come autore per altre voci, giusto? Sì. Sei un po' la Sia al maschile italiana, quindi tu inizi a scrivere pezzi, non so, per Michele Bravi, per Gaia di Amici, giusto? Sì, sì, questo nel 2016. Ho iniziato appunto a lavorare con Sony Publishing come autore. E niente, dall'anno scorso poi ho iniziato a scrivere le mie canzoni e pubblicarle, quindi eccoci qua. Ecco, hai cercato praticamente la tua identità alla fine. A un certo punto dici sì, bello scrivere per altri, però ogni tanto è anche bello scrivere per se stessi e interpretarle. Come sta andando? Ma guarda, sta andando sorprendentemente bene al momento, ma la cosa che mi rende più sereno è che la sto vivendo io abbastanza bene, perché in realtà non avevo un po' paura di metterci la voce io, anche perché sai, 6 anni a scrivere per gli altri, certo, diventa pure un po' una comodità sotto certi punti di vista. Ah no, chiaro, dice vabbè, se va bene va bene pure a me, se va male a lui, chi se ne frega, che quella roba lì. Certo. No, beh, a parte gli scherzi, però ecco, ti nascondi sempre un po'. Eh sì, dietro la comfort zone. No, dai, diciamo la verità, uno si nasconde anche dietro ai successi, poi lascia perdere che magari qualche merito arrivi, va bene, ma per chi sta nell'ambiente, perché poi di fatto la popolarità arriva se sei tu che canti la canzone, punto. Esatto. Fine. Però ecco, anche quello, il mio progetto diciamo è nato totalmente per caso durante la pandemia, durante il primo lockdown. Vedi, sto lockdown ha fatto bene a un sacco di persone alla fine, stiamo sì, scoprendo, ecco. Qualcosina di buono forse l'ha fatta, ecco. Niente, quindi ho avuto un po' di tempo a mia disposizione, come un po' tutti in realtà, chiuso in casa. E soprattutto non ho avuto più scuse per non provare a scrivere qualcosa di mio, qualcosa per me. Poi in realtà è nato tutto in maniera molto naturale, ecco. L'importante è che sia così. Senti, Lacrime a mare, è un gioco di parole bellissimo, è una canzone molto bella che tra poco andiamo ad ascoltare. Ce la racconti? Guarda, Lacrime a mare, appunto, ti dicevo, è nato durante il lockdown, dopo una forte crisi, ma penso una crisi che hanno vissuto un po' tutti quelli che erano lontani da casa, e in un momento dove effettivamente non si capiva perfettamente cosa stava succedendo. Certo. Quindi la paura era un po' quella del chissà quando ritorno a casa. E quindi quando si piange sul mare, ma sono anche lacrime a mare, però è anche l'amore verso il mare, verso le lacrime, insomma è tutto un giro che a me piace moltissimo, anche solo già nel titolo, ecco. Sì, sì, e poi sì, è nato tutto così un po' per ricordare casa, in un momento in cui non potevo, non sapevo nemmeno poi quando sarei riuscito, certo, a ritornarci. Ed è bello perché poi sulla copertina invece c'è una mole, c'è la mole che praticamente sprofonda in un mare. Esatto, sì, poi quello è un po' quello il significato, perché c'è sia la mole che il tuffatore di Pestum, che sono diciamo i due simboli che un po' per me rappresentano casa. Certo, sono le tue due case, le tue due, esatto, anime. E l'immagine era proprio quella del tuffatore che ritorna al mare lanciandosi dalla mole. Ecco. Senti, allora, il tuo cognome è un cognome importante ed è anche il tuo nome d'arte, Napoleone. Davide, tu sei a Torino, ovviamente ci auguriamo che presto potremo vederti live, immagino di sì, dai, ormai il progetto speriamo. C'è. Certo.
E allora, visto che sei anche a Torino, ormai d'adozione torinese, ti aspettiamo nei nostri studi, così chiacchieriamo davanti a un caffè. Molto volentieri. Va bene. Grazie mille. A prestissimo, ciao. Grazie mille, ciao. Napoleone, Lacrime a Mare qui su GRT. GRT.